Erika Zini presenta Bookmania. Interviste, anticipazioni e consigli di lettura per il tempo libero. Go tell a friend. Bookmania, dove il libro è protagonista. Un saluto a tutti, bentornati a Bookmania. Oggi, come annunciato, parliamo di Stupidistan di Stefano Amato, pubblicato dalla casa editrice Marcos & Marcos. Abbiamo il piacere di farlo insieme a Stefano. Benvenuto con noi. Grazie. Ciao, grazie. È un libro che ci è davvero molto piaciuto, ci ha divertito, seppur a volte è una risata un po' amara, poi dopo ne parleremo sicuramente nel corso di questa nostra chiacchierata, ci ha divertito, intrattenuto e davvero anche fatto riflettere. Iniziamo subito dal titolo Stupidistan, che è come viene ribattezzata la nostra bellissima Sicilia, un paese da cartolina ma che nel tuo romanzo non lo è proprio esattamente. Innanzitutto, come ti è venuta l'idea di trasformare la Sicilia in questo luogo particolare e quindi comunque anche l'idea di questo libro? L'idea mi è venuta guardandomi intorno. Io vivo in Sicilia, ci sono nato, probabilmente ci morirò, non lo so. E, guardandomi intorno, insomma, non solo io, ma anche tutti quelli che conosco, ma anche siracusano, meglio io parlo per noi siracusano, l'impressione è quella che il numero di stupidi tra virgolette stia aumentando sempre di più, diciamo che sta aumentando la stupidità, ecco, non tanto gli stupidi, e quindi un giorno mi sono detto: ma cosa succederebbe se questo numero di stupidaggini fatte aumentasse al punto da diventare la regola? Perché, come ora diciamo, la società siciliana, a quanto ho capito, è divisa abbastanza in due, fra quelli che vorrebbero un attimo elevare il livello, persone che, ora generalizzo un po', persone che hanno studiato, che sono curiose, hanno uno spirito critico, hanno viaggiato, quindi hanno bene o male in mente un'idea di Sicilia un po' migliore di quella che è adesso. Dall'altra parte ci sono gli altri, quelli che sembrano godere nel trascinarla verso il basso. Sono persone non necessariamente che non hanno studiato, possono anche avere due lauree, ma persone che sembrano entrare in combutta fra loro e cercare di aumentare il più possibile, chiamiamola un po', non so, l'entropia sociale, ecco, sembrano navigare verso controcorrente. E quindi ho pensato, bene o male, in questo momento le due fazioni un po' si equivalgono. Purtroppo l'effetto di uno è molto più potente dell'effetto delle azioni dell'altra parte, quindi magari è quello che si nota di più. E quindi un giorno ho pensato, ma se quelle altre persone diventassero la maggioranza assoluta, innanzitutto l'altra metà diventerebbe sempre più esigua, e quelli rimasti scapperebbero, fuggirebbero. Io per primo, se la situazione diventa proprio sfugge proprio dal controllo, prenderei e me ne andrei da qualche parte. E quindi mi sono figurato questa Sicilia del futuro, ho fatto un po' di calcoli, ho pensato, bene o male, dai, nel giro di 30 anni potrebbe succedere che la Sicilia diventi il posto più stupido del mondo e tutti la chiamino Stupidistan, appunto. E tra l'altro, proprio all'inizio c'è una citazione di Bertrand Russell che dice: il problema dell'umanità è che gli stupidi sono sicuri di sé mentre gli intelligenti sono pieni di dubbi. E quindi un po' questa deriva partirebbe anche da questo presupposto, insomma, che le persone intelligenti effettivamente si pongono i dubbi. Invece gli stupidi, come sono gli abitanti della Sicilia nel 2050 del tuo romanzo, hanno portato all'estremo le conseguenze che già in parte, non solo in Sicilia ovviamente, ma in tutta Italia, in tutto il mondo stiamo già vedendo, ovvero un mondo per loro perfetto, cioè senza regole, senza scuola, senza pagare le tasse, e ne vediamo il risultato anche all'interno del tuo libro, ovvero quello che viene isolato dal resto del mondo e addirittura vengono messe delle guardie all'ingresso in modo che nessuno possa entrare, considerato un posto davvero pericoloso.
Però ci capita casualmente un personaggio che è Patty Carnemolla, che è di origini siciliane, ma che da bambina è stata portata a Roma dai genitori, perché in quella fase, come dicevi tu, in cui aumentano tutte queste problematiche, i genitori hanno deciso di andare via dall'isola e abbandonare anche loro questo posto. Lei ci si ritrova per puro caso, lei che però viene considerata una pazza. Raccontaci un po' com'è Patty. Patty è una persona nella media, con la sua mediocrità autocosciente di essere, insomma, cosciente di essere una persona mediocre, senza ambizioni. Non vuole fare male a nessuno, non vuole che nessuno gli dia fastidio, si accontenta del suo piccolo mondo fatto di cani. Lei è una dog sitter a Roma. Teme di essere a suo modo anche lei stupida, perché comunque i suoi genitori avevano preso quella piega, pur avendo la lucidità di scappare in un momento. E quindi a un certo punto lei, nonostante questa sua mediocrità, comunque quando arriva in Stupidistan, lei comunque è nata a Ro è cresciuta a Roma, quindi la immaginiamo essere cresciuta comunque circondata da un ambiente più o meno normale. Nonostante questa sua mediocrità, lei spicca in Stupidistan, perché c'è proprio una parte in cui viene detto che proprio per questa sua essere anonima, spicca, perché comunque in Stupidistan, in tutto questo modo di essere sgargiante, non solo esteticamente, ma anche come modo di fare, ti urlano, parlano in dialetto, cercano di dare più fastidio agli altri, più possibile fastidio agli altri, prima che gli altri lo diano a loro, che è un po' il concetto di base di Stupidistan. E lei invece, comunque, è magrolina, perché comunque, immaginiamo nel 2050, diciamo, molti dei vizi di oggi, a cominciare da una dieta non equilibrata come la mia, magari ce lo siamo lasciati alle spalle. Quindi lei comunque è cresciuta in un mondo in cui magari l'aspetto fisico era diverso rispetto a quello degli stupidi, è vestita in maniera anonima, con un jeans e una maglietta, non è truccata, quando invece le donne in Stupidistan sono tutte sgargianti, con queste zeppe alte mezzo metro. E quindi niente, lei si ritrova in questo mondo, scambiata per quello che non è, scambiata per una persona, lo possiamo dire, anche se comunque si scopre a metà del libro, scambiata per un essere particolarmente intelligente, pur non essendolo. Sarebbe stato facile dipingerla come un genio, plurilaureata, che in Sicilia fa sconquasso. Invece ho capito presto che sarebbe stato più divertente dipingerla una persona mediocre come tutti noi, quindi scambiata per un genio. È talmente basso il livello di Stupidistan che basta una cosa semplice come quella che fa a un certo punto Patty per passare per la numero uno. Tutti la chiamano un genio. Questa è Patty. Ecco, no, perché tra l'altro tra le cose fantascientifiche che lei fa c'è quello di leggere e effettivamente in Stupidistan non si capisce il perché si debba leggere un libro senza le figure, insomma, quindi. E da qui mi fa venire in mente questo mondo che hai tracciato fin nei minimi particolari, che è divertentissimo da un lato e nel momento in cui ti rendi conto che è più vicino a noi di quanto sembri, anche piuttosto agghiacciante. Per esempio, l'aspetto dei programmi televisivi in Stupidistan vanno veramente molto vicini, pericolosamente vicini a quelli che vediamo oggi nelle nostre televisioni. E volevo chiederti come è stato anche ricostruire questo mondo, pensare a degli sviluppi un po' a 360 gradi, perché tu l'hai proprio fatto studiando una Sicilia, un mondo che sembra completamente altro rispetto al nostro. Guarda, è stato molto più semplice di quanto uno possa pensare, perché davvero mi è bastato guardarmi intorno e dipingere un mondo a immagine e somiglianza di queste persone di cui parlavo prima. Nel mio quartiere abbondano, io abito in un quartiere abbastanza popolare di Siracusa, si chiama La Borgata,
E niente, ho immaginato un mondo in cui già molto si avvicina al loro mondo, per un mondo dove le tasse ovviamente non si pagano perché è da fessi pagare le tasse. Cos'altro? La spazzatura, perché devo fare la raccolta differenziata e complicarmi la vita? La butto dove capita. Questo è il ragionamento che fanno queste persone. E quindi è bastato prendere il mio quartiere e farlo diventare grande quanto un'isola per farlo. Per esempio, tu parlavi del programma televisivo. Questa gente che io conosco impazzisce, proprio impazzisce per come noi, per esempio, io e te possiamo andare su internet e guardare, ci entusiasmiamo guardando il video di un'intervista a Philip Roth, non so, una cosa del genere. Magari per queste persone il massimo della vita è trovare un video in cui due persone si picchiano a sangue e lo condividono con tutti i loro conoscenti e li vedi che con le lacrime agli occhi, perché non sono io questa persona? E quindi ho immaginato che il massimo della vita in Stupidistan sia guardare un programma televisivo in cui una persona va in giro a picchiare le persone solo perché lo guardano storto. E come dicevi tu, temo che non ci siamo molto lontani. Purtroppo, in effetti, sicuramente un po' in tutto il mondo, come dicevamo prima, ci sono alcune caratteristiche che stanno purtroppo prendendo un po' piede, anche il famoso analfabetismo funzionale di cui si parla, ignoranza e stupidità, insomma, l'importante è cercare di non farle dilagare, insomma, però è abbastanza evidente anche un po' l'idea alla base, diciamo così, del tuo libro, ovvero quello che sia una storia divertente, perché lo è, lo diciamo, però sa anche far riflettere. Qual era la tua intenzione? Ti sarebbe piaciuto più far riflettere, diciamo così, il lettore o magari anche esorcizzare in qualche modo questo mondo che a volte facciamo fatica a comprendere? Guarda, rischio di sembrare pedante, però non avevo all'inizio un'idea. Cioè, sapevo solo che comunque il tono da usare doveva essere gioco forza, quello comico, grottesco, che non può parlare della stupidità e prenderti sul serio, temo. Magari qualcuno ci riuscirebbe, io no. E comunque, essendo che alla base ci sono dei problemi reali, la mia speranza sottaciuta forse era proprio quella di mostrare al mondo questa realtà che spesso non viene raccontata. È stranissima questa cosa, perché soprattutto qui in Sicilia gli effetti della stupidità sono devastanti e incidono sulla vita di tutti. Però stranamente è qualcosa che non viene raccontata spesso come dovrebbe. Forse viene raccontata solo nelle sue frange più estreme, come per esempio, non so, quando fanno la fiction sui capomafia, lì forse si sfiora, però lì tocchiamo le frange più estreme, appunto. Ci ha provato anche, non so se ti ricordi, forse tu sei troppo giovane per ricordartelo, però fine anni 80, inizio anni 90, con il neo-neorealismo. Sai, quei film tipo Ragazzi fuori, quelli erano abbastanza veritieri come, ma anche lì prendeva Grimaldi, il regista, aveva preso come, aveva lo scopo di descrivere anche lì delle frange un po' estreme, la delinquenza minorile, il carcere minorile. E invece c'è tutta questa distesa di persone medie, normali, persone che hanno una vita che è normale, cioè il ceto medio, che nessuno racconta, e che è gravissimo. Io mi sorprendo com'è che non se ne parli tutti i giorni, perché stiamo parlando di persone come me, te, non so, figli, conosco persone, figli di impiegati di banca e di insegnanti, che però hanno preso quella piega, pur avendo per genitori delle bravissime persone, e non si capisce com'è che questa stupidità ha una carica virale, per usare un termine attuale, così Usato potente. attualmente. Esatto, così potente. E volevo solo. È un grande specchio questo libro per. Mostro così, eccolo. Per dire, è un grande urlo anche di aiuto, di dire aiuto, guardate cosa sta succedendo, guardate cosa potrebbe succedere in futuro, non solo in Sicilia, temo in Italia. Se insomma non
ci diamo verso, come si suol dire. Perché a volte sono proprio le piccole cose, i piccoli gesti quotidiani che sommati tutti insieme poi vanno a creare grosse problematiche. E nel tuo libro Bravissimo. addirittura anche la mafia è andata via dalla Sicilia perché anche per loro è rimasto troppo complicato, insomma, restare lì. Un paese comunque senza regole non fa bene a nessuno. Adesso ovviamente siamo andati all'estremo dall'altra parte, però come dicevi tu è molto importante anche che si capisca il perché ci sono delle regole e perché vadano comunque rispettate, insomma, per quanto possano essere a volte complicate o apparentemente inspiegabili, insomma, cioè, poi si può Però sempre. c'è sempre uno scopo di fondo che è il bene della collettività. Esatto, che magari non si vede a breve termine, ma ci vuole un minimo di visione più allungata della realtà. Senza dare troppe anticipazioni, possiamo però dire che, insomma, anche Patti carne molle, che insomma è una di noi, mettiamola così, arriverà in questa bellissima terra e insomma deciderà che comunque così non può andare avanti, perché è una terra bellissima, lo sappiamo noi che siamo 30 anni prima rispetto al tuo libro, e la Sicilia, come tutto il resto del mondo, insomma, merita di essere salvata dagli stupidi, insomma, e dei sistemi ci sono. Poi non anticipiamo nient'altro. Io ti faccio solo un'ultima domanda: che cosa ti piacerebbe che restasse una volta finito di leggere il tuo libro, se potesse restare qualche cosa nel lettore? Nel lettore l'idea, come dicevi tu, che ogni piccolo gesto comunque si accumula con i piccoli gesti degli altri e crea un posto un po' più vivibile, quando in realtà mi riferisco soprattutto ai lettori nostri, nostrani, che in realtà hanno un'altra idea della collettività, cioè il mio bene proprio viene prima di tutto. Non mi interessa se tu vivi meglio, se io faccio una certa cosa, per me è scomoda, non la voglio fare, non mi puoi dire niente. Vorrei che questo libro mettesse il tarlo, che forse è venuto il momento di ribaltare quel modo di pensare. Insomma, sarebbe ora di entrare finalmente nel nuovo millennio, anche se sono passati 20 anni ormai, sarebbe ora. Concordo con te e assolutamente consiglio Stupidistan di Stefano Amato, pubblicato da Marcus & Marcus, perché è veramente brillante, originale, divertente, ma allo stesso tempo in grado di far riflettere. Vi appassionerete non solo a Patty, ma insomma a tutti i personaggi che fanno parte e anche gli stupidi. Cioè, alcuni mi sono anche parecchio simpatici, devo dire la verità. Perché Grazie. alla fine il lettore si affezioni anche ai personaggi stupidi. Sì, perché hanno anche una certa ingenuità e tenerezza da un certo punto di vista, insomma, per cui alcuni di loro risultano davvero anche simpatici. Grazie quindi a Stefano per essere stato con noi. Grazie a te, è stato un piacere, grazie. Ancora un grazie a Stefano Amato per averci parlato di Stupidistan, un romanzo che ha il pregio di mostrarci un futuro possibile se portate alle estreme conseguenze alcune problematiche di oggi. E l'analisi del presente è stata anche alla base del prossimo libro di cui parliamo, La perlina sul fondo di Bohumil Ramal, pubblicato da Miraggi Edizioni. Ed è stato finalmente tradotto in italiano, cure con una postfazione di Alessandro Catalano, il libro d'esordio di Ramal, uno dei più grandi scrittori del Novecento. Si intitola La perlina sul fondo ed è stato pubblicato per la prima volta, pensate, a Praga nel 1963. Da ora in Italia, appunto per Miraggio Edizioni, nella collana dedicata alla letteratura ceca, curata da Alessandro De Vito, con la splendida traduzione di Laura Angeloni. Pubblicato non più in tenera età, l'autore aveva ben 49 anni, questa raccolta anticipa tutti i temi cari all'autore, i personaggi marginali e sbruffoni sinceri come i bassifondi da cui provengono. Ed è lì e in loro che però è più facile scorgere quello che si annida sul fondo di ciascuno, una forma di vera essenza umana, la perlina appunto di cui parla il titolo. In maniera ancora più esplicita possiamo dire che Rabal alluda a quella gemma preziosa di umanità che brilla negli abissi di ogni essere, anche il più infimo e il più reietto. Il racconto per l'autore è come un riflettore sotto cui la luce entra nei personaggi che ci possono parlare e di cui possiamo conoscere quasi tutto, dai pochi gesti a alcuni scampoli di conversazione. Sta poi ad ogni singolo lettore scoprire le sue perline. Rabal usa un linguaggio parlato dove amalgama tutte
tutto in modo da creare una spontaneità credibilissima e insieme estremamente studiata, che rende proprio per questo tutto più semplice e al tempo stesso complesso. Una ricerca vera e propria, quella dell'autore ceco, che nello stile richiama una novità linguistica e creativa che si avvicina ai discorsi della gente, spesso gli ultimi, gli umili. La pubblicazione di questo libro, come detto, nella sua terra risale al 1963, appunto, e ha portato all'epoca una grande novità nella letteratura ceca, dove non c'è l'eroe, ma l'umanità comune con le sue peculiarità imperfette. Si trova quindi in questo libro una lucida analisi di una società complessa. Un autore estremamente contestato e censurato in patria perché nei suoi scritti metteva in evidenza i limiti della politica, la quale ebbe spesso una reazione critica molto dura nei suoi confronti. Bohumil Hamal è stato uno dei più originali scrittori del Novecento e i suoi personaggi, un po' stralunati, sono divenuti proverbiali tra i lettori e gli spettatori dei film tratti dalle sue opere. Autore di molti testi, spesso difficili da ricondurre ai tradizionali generi letterari, è stato ripetutamente tradotto in Italia da Einaudi, Longanesi e E.O. Sapiens e in un meridiano di Mondadori. Una raccolta sicuramente da non perdere e un autore da scoprire e riscoprire. E ora cambiamo completamente genere perché parliamo di due libri rivolti a un pubblico di Young Adults, un pubblico quindi dagli adolescenti in su. Il primo di cui parliamo è uscito da qualche tempo, si intitola Serpent and Dove, la strega e il cacciatore di Shelby Mauen, pubblicato dalla casa editrice HarperCollins. La storia è ambientata a Belterra durante il periodo della caccia alle streghe e racconta l'impossibile convivenza tra l'ordine religioso delle chasseurs e quella delle streghe. Stiamo parlando di un romanzo fantasy paranormal romance, il primo di una trilogia. I protagonisti sono una strega e un cacciatore di streghe. Louise LeBlanc, fuggita dalla sua congrega, si è rifugiata a Cesalin, rinunciando quindi ad ogni forma di magia e vivendo di furti ed espedienti, perché in quella tetra città le streghe come lei fanno paura, vengono braccate e mandate a rogo. Reid Diggory invece è un cacciatore, ha giurato fedeltà alla Chiesa e da sempre vive secondo un unico ferreo principio: uccidere le streghe. La sua strada non avrebbe mai dovuto incrociare quella di Lou, eppure un perverso scherzo del destino li costringe a un'unione impossibile, il santo matrimonio. Ma anche se quella tra le streghe e la chiesa è una guerra antica come il mondo, un nemico crudele ha in serbo per Lou un destino peggiore del rogo. E lei che non può cambiare la propria natura e nemmeno ignorare i sentimenti che stanno sbocciando nel suo cuore, si trova di fronte a una scelta terribile. Il libro è narrato da un doppio punto di vista e anche i personaggi secondari sono ben caratterizzati e interessanti, anche se sicuramente verranno approfonditi nei prossimi volumi. Il libro è divertente, scorrevole, emozionante, è permeato di magia. Il primo volume di questa trilogia punta soprattutto sull'aspetto romance, recuperando il fantasy nell'ultima parte. Ed è un libro consigliato ai ragazzi e le ragazze che amano le storie d'amore un po' travagliate, ambientate in mondi fantasy. Serpent and Dove è il romanzo d'esordio di Shelby Mauren, cresciuta in una piccola fattoria nell'Indiana, dove i rametti degli alberi diventano bacchette magiche e le mucche dei draghi. La sua fervida immaginazione non si è esaurita con l'età, perché lei ha continuato ad allenarla ogni giorno giocando a facciamo finta che, solo che al posto delle mucche ha usato le parole. Quando non scrive, ama guardare The Office e leggere. Vive tuttora nei pressi della sua casa d'infanzia insieme al marito e ai figli. Consigliato quindi Serpent and Dove. E infine un ultimo romanzo di cui parliamo oggi, anche questo estremamente atteso, si intitola Midnight Sun, scritto da Stephanie Meyer per Fazzi Editore. Stiamo parlando di un romanzo che nella sua forma originale, quindi nella quadrilogia di Twilight, ha venduto ben 160 milioni di copie in tutto il mondo. È un fenomeno che non si è mai spento e nel 2008 è stata posticipata, data da destinarsi, l'uscita di questo libro dopo la prima bozza che era circolata in maniera illegale. Stiamo parlando della stessa storia di Twilight, questa volta narrata dal punto di vista del vampiro e non più dell'umana.
Quando Edward Cullen e Bella Swan si sono incontrati in Twilight, una storia d'amore destinata a diventare iconica, tutto ha avuto inizio. Ma finora la storia era stata raccontata appunto solo dal punto di vista di Bella. Finalmente i lettori possono conoscere questa versione di Edward in Midnight Sun. Vissuta da questo particolare punto di vista, la storia assume una veste nuova decisamente più cupa. L'incontro con Bella è la cosa più spaventosa e più intrigante che gli sia mai successa nella sua lunga vita da vampiro. Mentre apprendiamo nuovi e affascinanti dettagli sul suo passato, capiamo anche perché questa sia la sfida più difficile della sua esistenza. Come può il suo cuore, se ciò significa mettere Bella in pericolo, andare avanti e seguirlo? Con Midnight Sun, Stephanie Meyer ci fa tornare in quel mondo che ha incantato milioni di lettori e ci regala un epico romanzo sui piaceri e sulle devastanti conseguenze dell'amore immortale. Consigliato quindi Midnight Sun di Stephanie Meyer per vedere Twilight sotto un nuovo, sicuramente originale punto di vista, tra l'altro un libro atteso appunto da 12 anni. E con questo termina anche l'appuntamento di oggi di Bookmania, che tornerà però domani alle 18. Una buona serata da Erika Zini. Erika Zini presenta Bookmania. Interviste, anticipazioni e consigli di lettura per il tempo libero. Go tell a friend. Bookmania, dove il libro è protagonista.